Sicuramente non solo da quest'anno, ma direi da quando è stato introdotto il 5 per 1000 è dato anche alle associazioni di volontariato. A Brescia sono arrivati negli ultimi dati che abbiamo, perché le statistiche purtroppo sono lontane da parte dell'Agenzia delle Entrate, per solo le associazioni che passano attraverso il centro servizi di volontariato circa 1 milione di euro, e 1 milione di euro per le associazioni di volontariato, quindi alcune sono anche molto piccole, sono risorse importanti, quindi è molto importante che questo 5 per 1000 finalmente sia stabilizzato, così come dichiara il decreto ultimo del governo, e speriamo che poi lo pratichino, lo mettano in pratica definitivamente, perché fino ad oggi ogni anno c'era una battaglia da fare per sapere se c'era ancora a disposizione questa somma di denaro che comunque aiuta le associazioni di volontariato. Credo che chi ancora deve fare il 730 è utile che tenga conto anche dell'associazione di volontariato, che è un settore ormai importantissimo ancora più di prima, visto che devono svolgere delle attività a sostegno della popolazione, a sostegno delle fasce deboli, molto più di prima, in quanto le risorse degli enti pubblici, delle istituzioni sono diminuite, e quindi il volontariato è diventato una risorsa ancora più necessaria. Ha bisogno anche di sostegno economico, perché non basta la buona volontà, non basta l'intelligenza, non basta il tempo, non basta la passione, occorrono anche dei mezzi per poter svolgere delle attività.